Mi permettete una piccola introduzione, perché per me è veramente un piacere e un onore avere sicuramente uno degli economisti più importanti dei nostri anni, che tra l'altro vorrei anche ringraziare, lo faccio ufficialmente, di aver avuto un bellissimo libro, un libro che si intitola Economia come scienza sociale, dice Nella Mulino. Pensate, questo è un libro di economia politica che è stato scritto da 32 economisti, allievi e poi colleghi del professor Alberto Quadro Curzio, ed è un libro che raccoglie la vita e il pensiero, quindi economico e sociale, del nostro professore. Quindi vi invito veramente, è una bellissima opera ed è un omaggio che ben 32 economisti hanno voluto tributare al nostro professore. Due parole sul nostro professore, perché lo conosciamo tutti bene, però è anche giusto ricordarlo, premettendo innanzitutto che è un grande amico dei Lions, è un marcellinese, questo ci onora ovviamente della sua amicizia da tanti anni, è anche un Lion d'oro, e quindi questo è un ulteriore nostro amico. Allora, il professor Alberto Quadro Curzio è presidente della classe Scienze Morali, Sociali e Filologiche, vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, è professore emerito di Economia Politica all'Università Cattolica di Milano, è fondatore e direttore della rivista Punto del Mulino, è membro della Royal Economic Society inglese, è presidente del Consiglio Scientifico della Fondazione Edison e della Fondazione Internazionale Balzan, è stato nominato per l'anno accademico 2010-2011, accademico al Queen's College Cambridge e anche al Centro for the Financial Analysis and Policy della Hughes Business School, sempre in Inghilterra. Nel 2012 è stato cooptato come membro dell'Accademia Europea nella sezione Economia e Scienze Economiche Aziendali e Manageriali e nel 2013 membro dell'Advisory Board del Center for Financial History di Cambridge University. Professore straordinario del 72 all'Università di Bologna, è stato professore anche all'Università del Cagliari, rappresentante degli economisti italiani a CNR, presidente dell'Istituto Lombardo, presidente della Società Italiana degli Economisti. È stato membro anche del gruppo di riflessione sulla dimensione spirituale e culturale dell'Europa, un gruppo istituito dal presidente della Commissione Europea. È anche membro della commissione del Hayley Price, istituito dalla Banca Europea degli Investimenti del Lussemburgo, del presidente della Commissione delle Borse di Studio Donato Medichella e anche del Comitato Scientifico Paolo Baffi. Ha avuto la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per i benemeriti della scienza e della cultura, l'Ambrogino d'oro della città di Milano, 13 premi scientifici e due cittadinanze onorarie in Valtellina. Suo paese di nascita, Tirano. Naturalmente è autore di tantissime pubblicazioni scientifiche, oltre 400 pubblicazioni, di cui molte in lingua inglese, un volume tradotto anche in lingua cinese, quindi spero che sia anche un bel viatico per entrare nel nuovo mondo. E nella Banca Elettronica dell'American Economic Association sono registrati più di 90 articoli, saggi, volumi, curati e scritti appunto dal professor Alberto Quadro Curzio. Infine, ultima nota, devo anche ricordare che recentemente ci ha fatto anche un grande omaggio come Lion, nel senso che attraverso il nostro addetto stampa Antonio Lavrazzano ha curato una intervista importante sulla politica economica e monetaria dell'Unione Europea per andare oltre la crisi. Sarà pubblicata su Lion nel mese di giugno. Bene, professor Alberto Quadro Curzio. Ringrazio molto il governatore Alberto Gualteroni per l'invito e anche per aver ricordato con molta generosità la mia età ormai avanzata. Lo ringrazio anche in particolare per aver ricordato che ebbi Lion d'oro molto prima che i miei meriti presunti o effettivi si fossero concretizzati. Credo che accadesse nella seconda metà degli anni Ottanta e quel premio mi fece molto piacere perché
mi accomunò a tanti conterranei, a molti conterranei della mia valle, che io sempre avevo ammirato. L'invito qua a Lyons mi è molto caro perché, essendo io un convinto sostenitore delle forme associative che rappresentano un punto fondante di ogni buona democrazia, ritengo che i Lyons esprimano in modo eccelso questa tipologia di partecipazione che punta alla solidarietà attraverso la sussidiarietà. Credo che una buona democrazia non si possa considerare tale solo attraverso le forme rappresentative, peraltro essenziali, ma debba sempre essere integrata dalle forme partecipative, dove le associazioni come i Lyons sono cruciali. Fatta questa breve premessa, entrerò abbastanza rapidamente e sinteticamente nell'argomento del giorno. A che punto siamo di questa drammatica crisi che dal 2008 ha investito prima gli Stati Uniti e poi, molto peggio, l'Europa e l'Italia? Purtroppo l'Europa e l'Italia dalla crisi non sono ancora uscite e probabilmente, se le politiche economiche europee continueranno sulla tonalità degli ultimi anni, la crisi durerà ancora per qualche tempo. Dunque la mia prima riflessione sarà sull'Europa, sull'Unione Europea, sull'Unione Economica e Monetaria Europea e sul perché, a mio avviso, le politiche adottate sono criticabili. L'Unione Europea, da quando è scoppiata la crisi, o più propriamente l'Unione Economica e Monetaria, perché durante la crisi si è creata una più profonda distinzione tra l'Unione Europea 27 e l'Unione Monetaria 17, ha sostanzialmente adottato una politica di rigore fiscale molto accentuata per ricondurre i conti pubblici dei diversi paesi, in particolare di taluni paesi, ad una condizione di sostenibilità nel tempo. Politica fiscale rigorosa e sostenibilità sono delle espressioni di tipo qualitativo e tuttavia l'Unione Europea e l'Unione Monetaria in particolare le hanno tradotte molto rapidamente in termini quantitativi con delle prescrizioni talmente rigorose da determinare esse stesse un'accentuazione della recessione che stiamo vivendo. Questa impostazione così rigorosa è stata voluta soprattutto dalla Germania. Ovviamente la Germania ha avuto altri piccoli paesi che l'hanno sostenuta in questa linea strategica, ma questi piccoli paesi non rappresentano elementi capaci di decidere da soli, sono semplicemente dei paesi di contorno alla Germania. Dunque la Germania ha imposto una politica di rientro dei deficit e dei debiti pubblici talmente accelerata da determinare una accentuazione della recessione. Chiedere ai paesi di rientrare rapidamente dai deficit per raggiungere il pareggio di bilancio in pochi anni, l'Italia dovrebbe arrivare al pareggio di bilancio strutturale, che è una variante che tiene conto degli andamenti ciclici già nel 2013, anche se in termini nominali saremo a un deficit sul prodotto interno lordo del 3%, e dal 2015 l'Italia dovrebbe far scendere il proprio debito pubblico di un ventesimo all'anno per la parte eccedente il 60%.
In altre parole, in Italia il debito pubblico dovrebbe scendere a circa 30 miliardi all'anno a partire dal 2015. È evidente che una politica così dura di aggiustamento avrebbe messo in grande difficoltà soprattutto i paesi che avevano un debito pubblico più alto, come l'Italia. E l'Italia ha dovuto adottare, per ragioni varie che poi esamineremo, delle politiche fiscali molto dure che hanno aggravato ancor più la recessione italiana. Rimanendo tuttavia sull'Europa, dobbiamo notare che l'Unione Europea, l'Unione Monetaria, ma l'Unione Europea in senso lato, ancora peggio quella monetaria, oggi viaggia a un tasso di disoccupazione del 12%. 25 milioni di disoccupati, 5 milioni di giovani disoccupati tra i 15 e i 24 anni. Poi ci sono gli scoraggiati che non cercano più lavoro e che non rientrano in percorsi formativi quando sono giovani. Quindi voi capite che si tratta di una situazione molto pesante. In questa situazione fare delle politiche restrittive ha significato aggravare non solo la recessione ma anche la disoccupazione. L'Europa nel 2013 avrà un tasso di crescita vicino allo zero. Gli Stati Uniti cresceranno al 2,5% e tutto ciò è paradossale perché la crisi è scoppiata là, la crisi è cresciuta là e poi è stata esportata e gli Stati Uniti stanno riprendendo a crescere molto bene, con una forte innovazione tecnologica, con tassi di disoccupazione che stanno rapidamente scendendo. E questo a merito loro, perché hanno adottato delle politiche pragmaticamente molto espansive, dando delle priorità alle loro politiche. Se noi andiamo a guardare i dati di finanza pubblica degli Stati Uniti e li valutiamo coi parametri europei, gli Stati Uniti dovrebbero già essere falliti, cosa che non sta accadendo. Ritorniamo dunque all'Europa. Ma perché la Germania ha fatto tutto ciò? A mio avviso è difficile da capire e da interpretare. È difficile da capire e interpretare, ma la mia impressione è che due siano state le ragioni che hanno indotto la Germania a fare tutto ciò. Una prima ragione è un antichissimo ricordo delle condizioni fallimentari in cui la Germania stessa era caduta durante la Repubblica di Weimar. Paura di inflazione, paura di eventi traumatici dal punto di vista istituzionale. I tedeschi dicono che queste antiche paure non sono mai state cancellate dalla loro memoria. La seconda paura della Germania è che i cosiddetti paesi periferici del Mediterraneo, con finanze pubbliche pericolanti, potessero crollare trascinando dietro tutta la finanza pubblica tedesca. In particolare l'esposizione che le banche tedesche avevano e hanno tuttora nei paesi che loro chiamano periferici. Ovviamente voi sapete benissimo che mentre le banche italiane erano pochissimo esposte verso la Grecia, le banche tedesche e francesi erano molto esposte verso la Grecia, sono molto esposte verso l'Italia, erano molto esposte verso la Spagna e verso la bolla immobiliare spagnola. La seconda ragione è stata quindi di autodifesa, cercare di evitare che qualche paese periferico importante crollasse trascinando dietro le banche tedesche e con le banche tedesche tutta la finanza tedesca. La terza ragione, che ha natura di psicologia sociale, è che la convinzione del popolo tedesco è di essere stato troppo generoso nei confronti degli altri paesi europei. E questa, diciamo così, convinzione di grande generosità non trova una spiegazione nei dati specifici, come potrei dimostrare abbastanza facilmente. Quando sui giornali tedeschi si dice gli italiani mettano in ordine i loro conti perché siamo stufi di aiutare gli italiani,
Non c'è un dato che dimostri questa affermazione, non ce n'è uno. Vi faccio un esempio concreto: i fondi salvastati che recentemente sono stati varati hanno avuto la contribuzione al capitale di tutti gli stati dell'Unione Monetaria. L'Italia ha contribuito in proporzione al suo PIL tanto quanto la Germania ha contribuito in proporzione al suo PIL. Quindi il governo tedesco, pressato tra ricordi storici, timori che fallimenti nei paesi mediterranei trascinassero giù le banche tedesche e pressione dell'opinione pubblica, ha scelto questa strada. Io non sto dicendo che se fossi stato io il cancelliere tedesco avrei fatto meglio, bisogna essere nelle condizioni oggettive per capire e fare delle scelte, e ovviamente i professori universitari spesso commettono l'errore di ritenere facile fare delle scelte quando si hanno delle responsabilità politiche. Così è andata e così sta andando. E tuttavia negli ultimi tempi, per fortuna, sta emergendo un ripensamento che è iniziato nel contesto delle istituzioni europee, che incomincia a essere molto forte in Francia e adesso penso diventerà più marcato anche in Italia, e cioè la convinzione che bisogna rilanciare la crescita economica, ridurre i tassi di disoccupazione, fare investimenti in grandi infrastrutture europee, altrimenti l'Europa soffoca. Prima il past governor, mi pare Guerini Rocco, giusto? Ha ricordato, grazie a lei, il mio articolo del 16 aprile sul Sole 24 Ore. Se mi è consentito un altro richiamo, il 23 agosto del 2011, le autocitazioni non sono mai simpatiche, ma insomma, e il 23 agosto del 2012 con Romano Prodi abbiamo cofirmato un articolo sul Sole 24 Ore, quindi io ero un po', come dire, l'aiutante di Prodi, anche se spesso ricordo a Prodi che per un mese lui è stato mio assistente, ma questo è un fatto secondario, un mese solo, perché io sono più anziano di Prodi e quindi per un mese siamo stati. Comunque, per darvi un aneddoto, Prodi e io, quando eravamo studenti, facevamo regolarmente delle gare, delle competizioni, per vedere chi dei due ricordava meglio i prezzi dei generi di consumo nella città di Milano, perché noi eravamo convinti che un economista che non conoscesse l'economia reale non poteva essere un bravo professore universitario. Quindi facevamo, a seconda delle giornate, determinati prodotti, pane, latte, e voi sapete che spesso gli economisti vengono incastrati in televisione alla richiesta: ma quant'è il prezzo di un litro di latte? Dice: ma la spesa la fa mia moglie, e quindi non sanno neppure il prezzo di un litro di latte. Allora, dicevo prima che pubblichiamo un articolo che secondo noi rimane importante, proponendo l'emissione di titoli obbligazionari europei a grande scala, sostenuti da versamenti in conto capitale di un fondo che avrebbe dovuto acquisire dei beni reali dei diversi paesi, non delle promesse nominali. E questo perché i tedeschi non si fidano delle promesse nominali dei paesi mediterranei. Noi facemmo i conti rapidamente, constatammo che l'Italia poteva versare tranquillamente 200 miliardi di beni reali senza problemi, la Germania avrebbe dovuto versarne 300, la Francia 260 e via discorrendo. Con 1.000 miliardi di capitale versato in termini reali si possono fare tranquillamente 3.000 miliardi di emissioni obbligazionarie, e con 3.000 miliardi si possono fare le grandi infrastrutture europee di cui tutti abbiamo bisogno, i cui effetti moltiplicativi sarebbero impressionanti su tutta l'area dell'Europa stessa. Tra l'altro, i progetti di grandi infrastrutture ci sono già pronti, ma non ci sono i fondi per finanziarli, sono già pronti. Telecomunicazioni, energia,
strutture ferroviarie, strutture stradali, strutture portuali che vanno completamente rifatte in Europa a partire dai paesi del Mediterraneo. Noi rimaniamo convinti che questa idea sia un'idea importante e oggi esiste anche il veicolo per far marciare questa idea. Il cosiddetto European Stabilization Mechanism, che è un fondo europeo costituito dai paesi della Eurozona e regolato da un trattato internazionale, ha tutte le caratteristiche per assumere questo ruolo. Sta procedendo troppo lentamente, ha fatto solo 200 miliardi di emissioni, ma può arrivare rapidamente a emissioni molto maggiori. Quindi la mia prima conclusione è che l'Europa deve riprendere a investire, l'Europa deve riprendere a crescere, l'Europa, se non vuole spaccarsi, se vuole tenere il ritmo dei grandi competitori mondiali, dagli Stati Uniti alla Cina, deve riprendere una politica della crescita, una politica espansiva. Se avessi tempo dovrei fare due ulteriori riflessioni, una che riguarda la Banca Centrale Europea e una seconda riflessione sul posizionamento dell'Italia nel contesto delle istituzioni europee. Per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, credo che se non ci fosse stato quella persona geniale che è Mario Draghi, noi oggi vivremmo in condizioni ben diverse. Probabilmente l'euro non avrebbe retto se Draghi non avesse avuto quella combinazione di intelligenza, coraggio, capacità diplomatica che ha caratterizzato la sua azione. Tra l'altro avrete tutti notato come nei suoi comportamenti non è mai sopra le righe, è una persona composta, sa benissimo quello che fa ed è riuscito più di una volta a mettere, non in minoranza, ma a isolare dentro il comitato esecutivo della Banca Centrale Europea il governatore della Bundesbank, rimasto solo a votare contro tutti gli altri, cosa non facile. Quindi persona alla quale deve essere dato merito per quello che ha fatto. Una seconda persona che è meno nota, meno conosciuta in Italia, anche forse perché una volta era politicamente schierato, che ha fatto molto, è il commissario vicepresidente Tajani. È poco conosciuto in Italia, eppure Tajani è stata la persona che ha sbloccato la questione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese italiane. Guardate, questo è un punto cruciale, cruciale. C'è stata una sequenza di eventi che secondo me la stampa non ha sottolineato adeguatamente, che ha portato il governo Monti a prendere quella decisione. La sequenza di eventi è stata l'incontro tra Squinzi e il presidente Napolitano, un comunicato del presidente Napolitano nel quale si affermava che i debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese dovevano essere pagati, ovviamente in termini generali, il presidente non può entrare in aspetti operativi, una lettera confermata da Tajani e da Ren nella quale si chiedeva all'Italia, senza comportamenti opportunistici, questa è la frase specifica, una frase fortissima, di procedere al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Questo è un fatto molto importante perché se questo meccanismo si è messo in moto, per adesso non si è concluso, ma si è messo in moto, buona parte del merito va a queste tre persone, presidente Napolitano, Giorgio Squinzi e Tajani, che ha in qualche modo superato le difficoltà del contesto europeo con una lettera ufficiale firmata da due vicepresidenti, quello agli affari economici e monetari e quello all'industria e alle infrastrutture, di pagare i debiti. Questo va detto per ragioni di merito delle persone, perché quando ci sono dei meriti, obiettivamente gli stessi vanno riconosciuti. Due battute sull'Italia, ho ancora qualche minuto, governatore? Quanti? 5? 10? 10. Allora, due battute sull'Italia. Allora, parlare del proprio paese ed eventualmente criticarlo è sempre molto difficile. Io mi sento profondamente italiano, diciamo, quando sono a Milano mi sento valtellinese, quando sono a Roma mi sento lombardo, quando sono all'estero mi sento italiano, è ovvio. Le mie patrie sono queste, accrescendo.
E naturalmente, pur essendo orgoglioso della mia terra d'origine, non credo di essere mai stato localista. Ciò nonostante parlo ancora discretamente quello strano dialetto che sta tra il romancio, il ladino, non so cos'altro, faccio sempre una gran figura quando mi metto a parlare con qualche svizzero del romancio, perché non tutti lo conoscono bene, ma insomma. Allora, detto questo, però qualche osservazione critica o autocritica dobbiamo farla. Dobbiamo farla perché in Italia obiettivamente c'è un forte dualismo tra pubblico e privato, non c'è niente da fare. Il settore privato è un settore che sostanzialmente funziona, in taluni comparti è addirittura caratterizzato da eccellenze a livello mondiale, ci sono dei comparti della nostra manifattura che sono eccellenze a livello mondiale, non più le grandi imprese, ma le medie imprese e le imprese distrettuali, ma il settore pubblico è ancora un settore che necessita di profonde riforme. Profonde riforme che tutti noi sappiamo ormai quali sono. La delega fiscale va portata avanti, il fisco va ristrutturato e su questo la lezione di Ezio Vanoni rimane insuperata, e voglio darvi un'indicazione. Quando Ezio Vanoni fece non solo la riforma tributaria, ma con Einaudi istituì il sistema tributario italiano, che era piuttosto primitivo, il cosiddetto modulo della dichiarazione Vanoni, che io non me lo ricordo, nel senso che non la facevo io, la facevano i miei genitori, ma insomma ho studiato, lo aveva disegnato, costruito Vanoni in modo che fosse semplice per evitare da un lato l'incapacità del cittadino di capire che doveva fare, dall'altro per evitare il contenzioso. L'aveva fatto Vanoni, quindi veramente straordinario, seguendo tra l'altro quel filone dei grandi illuministi lombardi come Pietro Verri e Cesare Beccaria, che avevano una regola molto chiara: la pubblica amministrazione deve essere semplice e stabile nei suoi comportamenti. Queste erano le regole degli illuministi lombardi del secondo Settecento, semplice e stabile. Quindi è chiaro che ci vuole questa riforma, possibilmente non per complicare ma per semplificare, anche perché al di là di una pressione fiscale per chi paga le tasse ormai insostenibile, il costo implicito della complicazione del sistema tributario è un onere insostenibile, il costo della complicazione è tremendo. Ridurre dunque la spesa pubblica non basta, è opportuno, è necessario, ma non basta, bisogna rendere più efficiente il sistema pubblico italiano, altrimenti la riduzione della spesa non risolve il problema. Il secondo grande problema del nostro paese rimane il dualismo nord-sud. Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Il dualismo nord-sud non è stato risolto, ma per ragioni di varia natura, alcune delle quali chiaramente individuabili sotto il profilo economico. La politica economica per il Mezzogiorno è stata una politica economica sbagliata, perché si è puntato sulla creazione di grandi poli industriali invece di cercare di fertilizzare il terreno con la diffusione di una imprenditoria vissuta, non di una imprenditoria dirigista calata dall'alto. E sotto questo profilo il tema del turismo rimane cruciale per il Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è una delle più belle aree territoriali, non del Mediterraneo, del mondo. Ha delle potenzialità straordinarie. Quindi dobbiamo risolvere quel problema. Io, come vi dicevo, sono profondamente italiano, sono anche un federalista solidale, ma sono un convinto sostenitore dell'unità d'Italia e del risorgimento. Quindi non sono assolutamente un separatista. Profilo, vi voglio dare una piccola notizia, ma bella notizia, bella perché si tratta di un'iniziativa
simile per quanto riguarda l'origine alle vostre iniziative lionistiche. Una trentina di associazioni del Mezzogiorno e fondazioni del Mezzogiorno raggruppate intorno alla Svimez, che fu fondata nel 1946, che è un'associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, hanno elaborato un documento straordinario poco tempo fa, che può costituire la linea guida per il rilancio del Mezzogiorno, documento che è nato da forme associative non istituzionalizzate, fondazioni, associazioni, eccetera. Quindi nel Mezzogiorno c'è una forte corrente di pensiero, anche con delle leadership molto significative, per una nuova strategia di sviluppo del Mezzogiorno, e io spero che questa strategia attecchisca. Voglio sottolineare che la Svimez fu fondata da 3 meridionali e da 3 settentrionali. Tra i settentrionali c'era il suo, di Norberto, conterraneo, Pasquale Saraceno, che, nato a Morbegno, da padre siciliano e da madre campana, poi credo imparentato anche con i Vanoni, imparentato con i Vanoni, fu uno dei grandissimi, grandissimi personaggi della ricostruzione e fu uno dei fondatori della Svimez, 3 meridionali e 3 settentrionali. Io spero che da quel seme riparta una politica di sviluppo del Mezzogiorno diversa da quella che è stata fatta, che non ha prodotto dei risultati. Ed è fondamentale, perché il flusso di emigrazione dal Mezzogiorno, soprattutto delle persone qualificate, sta crescendo in un modo impressionante, ma non vengono più nel nord Italia, vanno all'estero direttamente, dove trovano delle posizioni ad altissimo livello, perché il capitale intellettuale di quelle zone è veramente formidabile. Quindi bisogna affrontare 2 grandi temi: la riforma della macchina pubblica, il superamento del dualismo nord-sud, che non sono temi che si possano risolvere in un arco temporale di una legislatura, ed ecco qui il grande problema. Nel nostro paese ogni governo, espressione di una stessa maggioranza, cambia quello che ha fatto prima, anche se è della stessa maggioranza. Se poi è di un'altra maggioranza, figuriamoci. Quindi quello è un punto incredibile, incredibile. In Inghilterra, quando si alternano i laburisti e i conservatori, su certe questioni non cambiano, vanno sì, fanno dei piccoli, ma la linea è quella, è una linea di costruzione, non è una linea di ricostruzione con precedente distruzione. Quindi io mi auguro che tutto ciò accada. Arrivo alla conclusione, voi mi direte sì, ma adesso lei ci fa un programma di 4-5 lustri, ma intanto noi andiamo a fondo. È vero. Allora, Io non penso che l'Italia andrà a fondo, anche se la crisi è gravissima. Noi siamo passati da un tasso di disoccupazione nel 2008 dell'8% al 12%. Allora è un incremento di 5 punti percentuali, è spaventoso. Quindi la crisi italiana c'è ed è pesante. È molto preoccupante, perché se si distrugge la base produttiva del paese, ricostruirla è molto difficile. E tuttavia, senza voler esprimere giudizi sul governo Monti, lasciamo passare un po' di tempo per capire e per decantare, quindi non voglio parlare di questo, ma io ho avuto una ottima impressione delle prime uscite di questo nuovo Presidente del Consiglio e anche della composizione di questo governo. Si tratta di persone giovani, quindi dotate di una notevole forza anche fisica, perché per fare quel mestiere ci vuole anche forza fisica. Ci sono parecchi laureati dell'Università Cattolica, e questo non può che rallegrarmi. Quello, il governo di prima, era il governo dell'Università Bocconi, questo è il governo dell'Università Cattolica, quindi viva la concorrenza, ma vive anche il successo. Tra l'altro, persone, alcuni erano miei, uno in particolare è stato mio studente, e quando io lo vedo gli dico che lui è stato rappresentante in consiglio di facoltà degli studenti per 4 anni, ed è lì che ha imparato a fare politica, quindi mi accredito anche il merito del suo successo. Allora, detto questo, io penso che questo governo sia partito col piede giusto,
Vedremo poi se il secondo passo sarà quello giusto. Col piede giusto per tre linee di intervento. Primo, si dirà sono parole, vedremo. Primo, il rilancio dell'occupazione giovanile che è fondamentale, fondamentale. L'Italia ha ormai 1,2 milioni di giovani disoccupati. È un rischio enorme questo, enorme. Secondo, una politica economica interna compatibile con l'Europa, più espansiva. Alcune dichiarazioni sono state già fatte su IMO e su altre forme di interventi di defiscalizzazione. Vedremo come caleranno nel concreto queste proposte. Terzo, e questo secondo me è una interpretazione forse un po' troppo generosa da parte, scusate, azzardata, non generosa da parte mia, il fatto che quando Letta è andato a parlare nelle due capitali che contano, Berlino e Parigi, è partito dicendo in tutte e due le capitali, sì va bene l'Italia terrà i conti in ordine, però il primo problema è la crescita e l'occupazione, non è tenere i conti in ordine. Azzardando una conclusione che confido voi non andrete a riportare alla signora Merkel o a Barroso o a questi, non appena l'Italia avrà concluso la sua, non appena l'Europa avrà concluso l'iter di certificazione che l'Italia ha rispettato gli obblighi prescritti nel 2009 di rientro di deficit su PIL sotto il 3%, che accadrà entro fine maggio, secondo me a quel punto l'Italia avrà un grosso margine di manovra, non solo perché a mio avviso dovrà pagare tutti quegli 80-90 miliardi di debiti che le pubbliche amministrazioni hanno verso il sistema delle imprese con una emissione speciale di titoli di debito pubblico, perché la discesa dei tassi, siccome i mercati non sono stupidi, già incorpora quel debito ed è inutile dire ma tanto se non lo mettiamo lì non è incorporato, i tassi scenderanno anche molto rapidamente secondo me adesso, quindi emettere quei 90 miliardi e pagare tutti i debiti, pagarli completamente. Voi capite che il pagamento di 90 miliardi riduce immediatamente le sofferenze bancarie, le banche ricominciano a fare credito e il sistema si rimette in mano. Questo secondo me sarà. Secondo, e qui ripeto sono interpretazioni azzardate, secondo noi abbiamo 13 miliardi di cofinanziamenti che possono essere immediatamente spesi appena chiusa la procedura di infrazione, cofinanziamenti a finanziamenti europei di fondi strutturali, finché noi non rientriamo non possiamo spendere quei 13 miliardi di cofinanziamento, quindi 90 più 13 fa già 103, 103 miliardi reimmessi dentro il sistema sono una bella spinta. E infine non ultimo, la mia impressione e che Letta, da come io posso interpretare, riprenderà con molta forza questa questione dell'emissione degli Euro Union Bond, di cui vi parlavo prima, la riprenderà con molta forza. E lo dico perché Letta viene da una scuola di pensiero economico estremamente attenta a quella che noi chiamiamo l'economia reale, molto attenta all'economia reale. Una notizia che poi è anche una primizia è questa. Nei mesi passati con una mia ex allieva, ora collega, abbiamo raccolto una serie di saggi di un professore molto famoso, morto, relativi allo sviluppo economico, l'economia reale. Investimenti in infrastrutture, investimenti in tecnologia, cioè tutto ciò che riguarda l'economia reale. Quando io ne parlai al presidente Letta, lui disse molto interessante, vorrei fare una prefazione a questo libro, e a quel tempo Letta altro non era che il vice segretario di quel partito PD, no? Ecco. Allora, ebbene, Letta fece la prefazione di quel libro, il libro sarà presentato nei prossimi giorni, io non avevo certo preconizzato che sarebbe diventato presidente del Consiglio, con una lunga introduzione di Letta sui temi dell'economia reale.
Ecco, questo secondo me è molto importante, perché essere vicini all'economia reale per il nostro paese è cruciale. Fermo restando che abbiamo i due grandi problemi di riforma della pubblica amministrazione, quindi di far scendere il debito pubblico, ma non con misure di finanza straordinaria, perché le misure di finanza straordinaria tanto aggiustano quanto rompono. È sempre stato così. Le misure di finanza straordinaria non dovrebbero mai essere fatte, perché tanto aggiustano quanto rompono. Quindi ridurre il debito con gradualità, riformando la macchina pubblica, e cercare di riassorbire il divario nord-sud con dei processi di lungo periodo. Alla fine di tutto ciò, io come italiano non solo ho il dovere di essere fiducioso, ma ho anche la convinzione che alla fine ce la faremo. Spero che ciò accada, ma sono sicuro che se la società italiana sarà rappresentata da persone come voi che si impegnano giorno per giorno, oltre i propri doveri professionali di lavoro, in queste opere di solidarietà e comunitarie di solidarietà, io allora non ho fiducia, ho certezza che questo nostro importante risultato sarà conseguito. Grazie. Forse io direi anche il principale che si fa sempre capire di una lucidità e di una chiarezza nell'espositiva, che veramente è un grande piacere ascoltarlo, non solo per la scienza che ci porta, ma anche veramente per complimenti, veramente. Grazie.